tutti, primo giorno di Verona Phil, edizione invernale. Passeremo quindi 3 giorni insieme, siamo già pronti con il nostro bellissimo stand che adesso vi mostro in anteprima proprio solo per voi. Eccoci qua, un saluto. Ciao, ciao. Come state? Siete pronti? Bene. Siete pronti, carichi? Until you resist, yes. Okay. Remember blue pills, huh? Blue pills. I'm starting to take one every hour. La costante di Verona praticamente. Allora, facciamo vedere un attimino. Tutto quanto, questa è la vetrina delle meraviglie. 3 settimane fa, come avrete visto, a Mosca abbiamo vinto il primo premio nella categoria Best Artistic Solution con la nostra Berta Virus, che al momento ci dà le spalle, ma ecco, adesso che si gira ve la faccio rivedere. Eccola qui. E si è meritata un bel premio. Chissà se la sorellina darà altrettante soddisfazioni, siamo sicuri di sé. E quindi siamo ufficialmente pronti. Dopo una lunga giornata di lavoro e di fatica, adesso andiamo a cena. Ui. Scusate il fiatone, ma io ho 25 anni per finta, non davvero. Ho già il fiatone. Devo camminare e tenere un peso in mano e ho il fiatone. Siamo a cena. Cari ha preso il come si dice? Ceviche. Però non è ceviche. Non è ceviche. Anche Fabio ha preso di ceviche. Lui ha provato prima. È più coraggioso. Ante invece con Luca hanno un pezzettino così. Io proprio 5 stelle. Come balla, guarda come balla. È ballerino. E qui abbiamo dei bigoli. Dei bigoli. Com'è? Così no. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Sì, con me? Eh sì? Perché adesso sono allegra. Ti vedo bella allegra. Approfitto adesso. Infatti. Tutto bene, sì? Per il momento tutto bene, speriamo che incrociamo le dita. Si mantiene lo stato d'animo. Buongiorno. Good morning. Si usa dire la sera leoni e la mattina non si dice. Dormiglioni. Dormiglioni. Allora, oggi è il secondo giorno di Verona Phil. E siamo già attivi, belli carichi. E è partito.
gestita ormai la giornata. Ieri abbiamo fatto un po' di balloria. And I'm not feeling so well. I'm sniffing. Luca è raffreddato. Dobbiamo... Ecco i nostri ragazzi. Hello. Che discutono di argomenti segreti. No, just speaking about business. Business. Now Corina, tell me something about your last night when you dressed up with Chiara and you were looking like a terrorist. Ah, yeah, you remember now, right? It was a funny moment. Okay. Yeah. We will put in the video when we do that, we will put the picture, okay? Now. We have the authorization, correct? Absolutely. Thank you. Okay, guys. From MasterChef Cuisine La Verona, it's all, and see you later. Bye. Secondo il giorno di Verona Phil è finito, adesso andiamo in albergo, ci cambiamo e poi si va a mangiare la ciccia. Siamo venuti a fare una passeggiata all'Arena di Verona prima di andare a cena. Guardate che bella! Vi faccio anche da guida, Chiara di PowerCoin che vi fa anche da guida. E lì c'è il resto del team, mi hanno lasciato dietro perché ero intenta nel riprendere e le persone non sono avvisate. Salve! Mi avete lasciato sola comunque, eh? Mi avete lasciato sola indietro. Non si fa. Grazie. Dove siamo? Qualcuno faccia da cicerone. Che bella! Ma che bella! Siamo al centro di una piazza che si chiama Piazza Bra. Sì. Dove c'è la mitica Arena di Verona. Eccola qua. Da cui fuoriesce una stella dentro la bomba di Mario. Che bella! Vedi la bomba di Mario? Ah, è vero, è lei comunque. Sì, molto bella. Adesso facciamo anche una foto, eh? Fa un po' freddo. Qui invece che c'è? Dove? Qui. Voi che siete? Questo Palazzo delle Bandiere. Da cui escono due bandiere, una italiana e una spagnola. Spagnola? No, no, non è vero. Di Venezia, ma che spagnola? Ah, il leone. E io sono miope, non ci vedo. Sì, il leone di Venezia. Quindi, Palazzo delle Bandiere con Second World War. Italian Parliament. So in the Second World War, this was the Italian non è vero, non è vero. No, it's not true. Please don't believe me. Buonissimo. Amazing. Anto com'è? It's an organ. Enjoy. Yes. How is yours, Chiara? How is yours? Wow. Legume. Voilà. Zucchine. Discovered meat. Legume. Wow. Amazing.
we have our beautiful Mona Lisa, which is our latest issue for this year. We have a great success with this beautiful coin, marvelous coin. Then we have Salvatore. Yes, from La Casa de Carta. Casa de Papel. La Casa de Papel. Casa de Papel. Ah, de casi. Bueno. Anonymous Mask. Remember the 5th of November. We have our beautiful Rape of Persephone. Venus de Milo. Cupid and Psyche. And then our marvelous Birth of Venus, which we have won a beautiful first prize. Okay. Hello. In quadrilo, Chiara. In quadrilo. In quadrilo. Okay. Grazie mille per you're la welcome, sua disponibilità. Of course, yes. Quale moneta vorresti vedere? Che te la aiuto? Mi dica lei, faccia di suo gusto, di sua spontanea volontà. Allora, ti dico quelle che mi piacciono molto. Questa mi piace molto. Elon Musk. A voi piace? Attenzione. Iron Musk. Iron Man Musk. Iron Man Musk, avevo dimenticato un man. Questa mi piace molto, la scatola pure da curare un po'. Nuova, eccola. E lei è bellina. Ecco. Mickey Mouse Club. Questo è per il 90° anniversario del signor Topolino. Carino. Si vede che il rosso è tipo satinato? Molto. Lest we forget. Questa è una delle ultime novità in casa Canada. A te piace? Molto bella. Fatta bene. Abbiamo fatto anche la recensione. Scusa. Che adesso sta andando tantissimo, fra l'altro. Sì. Questa è molto bella. Anche se non sono una rocchettara. Diciamo che non è molto. Non mi piace la musica. Com'era? Musica rock. Però è molto bella. Questa consideriamola non legata al rock e alla musica in generale, ma alla storia, come se della fosse musica. La seconda guerra mondiale, bisogna saperne, okay. Bisogna assolutamente sapere di cosa si parla qui. Ok, studierò. Perché no? Dai, questa è per i romanticoni. Questa è veramente bellissima. Infatti questa si è venduta tanto perché il mondo è pieno di innamorati. Ce l'hai? Non ce l'hai? Sì, ma c'ho il riflesso della luce, adesso così va benissimo. Questa è molto bella. Riesce, a parte che abbiamo fatto la recensione anche su questa. Riesci a far vedere quanto... Sì, sì, visto. Fai il manometro, che bella. Luca saluta in camera. Hello! Bye bye, dipende da. Finito!